22esima giornata di campionato allo Stadio Curi, si affrontano Perugia e Spal. Il Perugia ha iniziato benissimo il 2024, reduce da due vittorie consecutive. La Spal in un momento positivo, 6 pareggi e una vittoria nelle ultime 7 gare disputate. Dirige l'incontro la signora Silvia Gasperotti di Rovereto. 5 minuti e la Spal passa subito in vantaggio. Calcio d'angolo di Maestre, colpo di testa vincente di Patrick Peda. Alla prima opportunità in vantaggio la squadra di Colucci con l'incornata tutto solo in area di rigore del numero 27 che realizza il terzo gol in campionato. Diventa il miglior marcatore della Spal e soprattutto porta avanti i suoi. Prova a reagire il Perugia con una punizione di Bartolomei che impegna Del Favero, costretto con la punta delle dita a mettere in angolo. Sugli sviluppi di un corner successivo ci prova il Perugia, ma il mancino di Cancellieri dalla distanza è mal calibrato e non crea alcun tipo di pericolo a Del Favero. Al 23esimo, altra grande occasione per la Spal. Vulicic pasticcia col pallone, ne approfitta Antenucci che va col destro solo davanti ad Adamonis, ma non inquadra lo specchio della porta e si divora la palla del 2-0. Il Perugia col passare dei minuti inizia a manovrare, inizia a creare occasioni. Ci prova qui Torrasi ma colpisce un compagno con la palla che si termina sul fondo. Alla mezz'ora ancora Perugia pericoloso. Matos mette in mezzo a questa traversone per Silla che va con la testa. Del Favero riesce in qualche modo ad allontanare con l'aiuto poi della sua difesa. Allontana ogni tipo di pericolo. Paz poco dopo di testa prova a mettere i brividi a Del Favero che però blocca con attenzione. Al 34esimo un episodio importante della partita con Del Favero che tocca il pallone con le mani fuori dall'area, ma l'arbitro pulisce la precedente spinta di Paz ai danni di Carrare, quindi il calcio di punizione è in favore della Spal. La formazione di Colucci inizia in maniera propositiva anche la ripresa con questo tiro dalla distanza di Collodel che però non crea alcun tipo di pericolo alla porta del Perugia. Un Perugia che cambia decisamente marcia nel secondo tempo. Silla prova a rendersi pericoloso, ma così come nel primo tempo Del Favero gli dice di no. All'ora di gioco arriva la rete del pareggio dei biancorossi. Ci pensa Lisi in questo modo con un destro a giro fantastico che si infila sotto la traversa. Appena entrato Lisi si presenta così, mette a segno il gol dell'1-1. Perfetto il suo controllo. Perfetta e bellissima anche la conclusione in porta, non può nulla in questo caso Del Favero ed è 1-1. Il Perugia vuole sfruttare il momento positivo e ci riesce, cross di Lisi, testa di Paz e arriva il 2-1 della formazione biancorossa. Ancora Lisi protagonista, questa volta autore dell'assist. Paz si fa trovare pronto, si inserisce sul secondo palo, anticipa con Lodel, mette alle spalle di Del Favero ed è rimonta completata per il Perugia che però non si accontenta. Al 71esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo realizza anche il tris ed è ancora doppietta questa volta di Paz che realizza il 5° gol in campionato, diventa il miglior marcatore del Perugia insieme a Seghetti. Lisi protagonista della battuta perfetta del corner, complice anche un errore di Del Favero che esce a vuoto. Paz ne approfitta e fa 3-1. Su calcio d'angolo prova a rendersi pericolosa anche la Spal, ma il colpo di testa di basso li termina lontano dalla porta di Adamonis. Ancora Lisi dalla bandierina, ancora pericoloso. Questa volta Del Favero coi pugni allontana. Nel finale a grandi spazi in contropiede il Perugia. Ci prova prima Seghetti, che però non inquadra lo specchio della porta. E poi ci prova Silla, che vince il duello con Collodel. Si invola verso l'area di rigore avversaria, non cade sulla scivolata di Dalmonte, va col destro e colpisce l'esterno del palo. Dopo 4 minuti di recupero la signora Gasperotti dice che basta così. Terza vittoria consecutiva per il Perugia, si interrompe a 7 la striscia dei risultati utili positivi della Spal.